Amici di Vegetaliano, bentornati. Sempre con i capelli più ridotti male, dovuti al periodo di quarantena, uscite i parrucchieri. Oggi parliamo di cucina, che è meglio, e quindi ho già una ricetta molto simile sul canale, sono le scaloppine al limone di Seitan, ma questa volta le vorrei fare con i carciofi. Sono molto buone, molto gustose. Andiamo a vedere gli ingredienti. Il Seitan, abbiamo 200 g di scaloppine di Seitan, fatto questo alla piastra, rosmarino del mio giardino. Abbiamo due carciofi, questi sono famosi, sono i carciofi di Sezze, che è un paese vicino il borgo dove vivo, che è Sermoneta. È una zona molto famosa per i carciofi, sono davvero molto buoni e sono biologici. Abbiamo del cipollotto, un bicchiere di vino, che questa volta non servirà a me, ma servirà per la cottura del seitan. Il sale aromatizzato da me, io uso il sale grosso, in questo caso ci ho messo semi di coriandolo, ma voi ci potete mettere quello che volete, rosmarino, alloro, bacche di ginepro, quello che è, cumino. Poi abbiamo il latte di soia, la farina di grano tenero tipo zero e l'immancabile olio extravergine d'oliva di Sermoneta, perché questa è zona DOP e quindi viene un ottimo olio extravergine d'oliva. Per rendere l'acqua un po' acidula ci ho messo dentro il limone e in questo modo i carciofi che andremo a mettere qui dentro non si ossideranno, non diventeranno scuri. E bisogna togliere parecchie foglie, praticamente tutto quello che vedete di scuro, perché non bisogna essere tirchi, perché se no poi ci mangiamo le cartone. E dato che non sono carciofi alla giudia, li dobbiamo purtroppo dimezzare, e questo è più o meno quello che va fatto. Continuo tagliando questa parte qui. Secondo me c'è ancora qualche foglia da togliere, dovete avere pazienza, altrimenti risulteranno molto dure come foglie. Ovviamente, come già sapete, non sono uno chef e i carciofi non sono molto facili da fare. Ma siccome mi piacciono molto, io direi che questa lunghezza, vabbè, poi dopo tanto lo dobbiamo tagliare a pezzi. Questo qua, se lo vogliamo utilizzare, è la parte più buona del carciofo, ma bisogna avere la cura di tagliare la parte verde, perché altrimenti se magniamo lo spago, e quindi ne rimane ben poco. Ma il carciofo del resto è così. Ma quello che rimane è veramente buono. E voilà! Questo, stessa cosa. Io dico sempre che non sono uno chef, perché è la verità, e così magari non sarete troppo cattivi nei commenti. Comunque al momento non lo siete mai. E voilà! Ora io lo vorrei anche dividere in parti. Questo non ha la barba, come potete vedere, non ha barba, altrimenti andava tolta al centro, se no è disgustosa. E adesso prendo il coltello veloce
quello serio, il nakiri, che già chi mi segue conosce, e andiamo a tagliare in quartini i carciofi. Il famoso coltello nakiri nelle mani sbagliate. Però non siamo nati professionisti e cerco di imparare. E voilà! E così continuiamo, non vi annoio, farò la stessa cosa per questo. Questo scrocchio significa che è fresco. E ora procedo, come prima, a togliere le parti scure. Questo è il periodo aprile-marzo, periodo dei carciofi, a Sezze, ci sono, come dicevo prima, un paese, anche questo è un borgo medievale, un insediamento dei Monti Lepini, che dovete assolutamente visitare, ma meglio Sermoneta, più bello, è la zona eccellente per i carciofi, vino e olio. Soprattutto i carciofi e l'olio. Questo è più o meno quello che ci occorre. Poi è quello che ne rimane. Anche questo non ha nessun tipo di barba, perché i carciofi il parrucchiere ce l'hanno, noi no, i carciofi sì. E quindi li divido in quartini e le chaisons fées passiamo al resto della ricetta, che è occuparci delle scalottine di seitan. E voilà. Scaloppine di seitan con ubriache con il vino rosso dell'azienda Valle dell'Usignolo di qua sotto Sermoneta, perché io prediligo le aziende italiane, piccole realtà oneste con materiali, con prodotti e tecniche di qualità. Abbiamo ridotto ai minimi termini due cipollotti e i carciofi sono sempre pensierosi e adesso cominciamo la ricetta. Quindi cominciamo con la mia amata padella in ghisa. E io utilizzo padelle buone perché secondo me compri una volta e non compri più, e inoltre con la ghisa si distribuisce meglio il calore in modo più costante sugli ingredienti, serve meno fuoco e quindi non si stressano e non perdono le loro proprietà organolettiche. Allora cominciamo subito con metterci un goccio di olio. Vergine d'oliva, va bene, come il nostro solito fare, dato che siamo fortunati ad essere italiani, e facciamo scaldare un pochino, dopodiché ci andiamo a mettere il cipollotto. Appena dorate un pochino, subito coperchio a fuoco davvero basso, e voilà. Aspettiamo solo qualche secondo. Aggiungiamo un po' di sale aromatizzato da me. E voilà! E adesso è il momento di aggiungere con fuoco un po' più allegro, di cominciare ad aggiungere tutti i carciofi che stavano alle terme. Thank you.
E voilà. Ora li facciamo cuocere così per un po', in modo che si che prendano sapore con il cipollotto. Questo non lo fate a casa che è pericoloso, solo un master chef come me lo possono fare. E quindi dopo averli fatti cuocere a fuoco allegro, copro come prima per i cipollotti, qualche minuto. Questo ci servirà dopo del giardino. Vado a scaloppinare le scaloppine, non so come si dice, ma ce ne freghiamo. E ci ho messo farina, questa qua di grano tenero, e poi ci ho messo un po' di sale aromatizzato con semi di coriandolo, che a me piacciono molto. Però, come dicevo prima, ci potete mettere anche altre cose, tipo potete aromatizzare il vostro sale, c'è la ricetta sul mio canale, con semi di cumino, con bacche di ginepro, alloro. E voilà! La ricetta è molto semplice, ma fate un figurone e se siete da soli, come giusto che sia, vi piacerà molto. Il seitan, per chi non lo conosce, è il glutine della farina, quindi non è proprio indicato per i celiaci. Proseguiamo. I carciofi sono cotti a mestiere, come dicono in Confindustria, e li mettiamo un attimo da parte. Vado ad aggiungere un po' di olio sulla padella e voilà. E ci vado ad aggiungere ora le nostre scaloppine. Aspetto un secondino. Oggi pranzetto da paura. Io adoro i carciofi. Bene. Adesso ci vuole un attrezzo per girarle. Queste sono cose da chef che solo io e qualche altro chef al mondo può avere. E questo è il rosmarino, lo potete avere tutti, e lo andiamo a posizionare. E adesso io direi di cominciare a girare. Troppo figo questo. E possiamo aggiungerci ora, se lo avete, shoyu. Sarebbe una salsa di soia che insaporisce molto bene, giusto un goccio, e poi potete anche usare il tamari. E aspettiamo un pochino e continuiamo a girare. È giunto il momento del vino. Lasciamo sfumare l'alcol. Queste sono proprio ubriache, eh? Il momento è topico, lasciamo sfumare l'alcol e magari l'acido del vino. C'è già un profumo che aroma
dice, c'è un detto, non potete capire. Così io metterei pure un po' di pepe. Sta già formando una bella cremina. Ed ora che è sfumato, ve ne accorgete, ci vado ad aggiungere il latte di soia, svariato, se lo volete bello cremoso, svariato, sempre fuoco allegro e copro. Ora che è tutto bello cremoso, aggiungiamo i carciofi, mischio il tutto in modo che prenda tutto sapore di tutto, che vadano d'accordo i sapori uno con l'altro. C'è molta cremina, voilà. Lascio due minuti proprio coperto e il piatto è fatto, impiattato. Non sono bravo come una mia fan assidua Serena Russo, ma io ti batterò a Tokyo. E questo è quindi il nostro seitan con i carciofi di Sezze, da paura, buonissimo. Vi auguro un buon pranzo. Ditemi se è andata bene anche la vostra esperienza nei commenti. Iscrivetevi al canale così vi aggiornerò sulle nuove ricette e mettete un like se vi è piaciuto. Ciao!